Buongiorno mondo e bentornati in un nuovo video. Allora, questo video sarà la conclusione dei miei prodotti preferiti per il 2019 e chiaramente sembro completamente folle visto il trucco che ho attualmente su, anzi i trucchi che ho attualmente su, però ho pensato prima di struccarmi che non c'era trucco più adatto per parlarvi di quelle che sono state le mie palette preferite dell'anno, in pratica, palette di ombretti chiaramente. Attualmente indosso due look diversi perché, e qua cominciamo già con una cosa che in realtà non dovrebbe stare in questo video, ma io comunque ve la inserisco e vi spiego anche il perché. Praticamente mi sono arrivate le palette più belle della storia che mi sono ordinata io. E sono le due palette Vida e Muerte della collezione Amore Eterno di Melt Cosmetics. Devo inserirle in questo video come nuove scoperte del 2019 perché non avevo mai provato nulla di Melt. Questa collezione, quando è uscita, mi ha rapito il cuore fin dalle prime immagini promozionali. Mi sono fatta il regalo di Natale ordinandole entrambe perché queste sono due palette che secondo me vivono in compresenza, vivono insieme. Chiaramente non dovete per forza comprarle tutte e due, però per me è tipo un'opera d'arte che dovevo possedere e quando vedete i colori rimarrete a bocca aperta. Ho già detto che farò un video dedicato a queste palette perché meritano chiaramente un video a sé stante, perché la cura nei dettagli di queste palette è una cosa impressionante, quindi non mi dilungherò troppo, voglio semplicemente mostrarvi l'interno e così capirete cosa ho creato oggi. Questa è la palette Vida, che praticamente vuole essere un inno per l'appunto ai colori della vita. E poi abbiamo Muerte, che come cromie è quella che inizialmente mi colpì di più e che mi convinse poi a comprarle. Oggi ho praticamente realizzato due trucchi per provarle perché mi sono arrivate ieri. In 2 giorni ho già truccato 4 look perché le adoro talmente tanto che non sono riuscita a trattenermi. Quindi voglio inserire le palette di Melt in questo video come scoperta del 2019, sia in quanto a formule, perché le texture di questi ombretti sono qualcosa di mai visto. I matte sono di una scrivenza, di una pigmentazione, di una sfumosità, sfumosità? Di una sfumabilità impressionanti. Io non ho mai visto nulla del genere. Vanno dosati con parsimonia perché sono iperpigmentati, ma riuscite a realizzare dei trucchi veramente, se state attenti, con un minimo sforzo che non si è mai visto. E il concept che riguarda questa collezione per me è qualcosa di incredibile. Quindi me le tolgo subito di torno, vi dico che vi farò il video non appena avrò un po' di tempo. Comunque le palette di Melt e gli ombretti di Melt, secondo me, sono assolutamente da prendere in considerazione, sono da provare perché veramente meritano la fama che li circonda. Ma passiamo oltre. Allora, ho cercato di dividere più o meno in categorie le palette, quindi per dare un pochino un senso anche a questo video, perché non sono tutte palette scoperte quest'anno, bensì sono tutte palette che ho ripreso in mano, che ho utilizzato di più quest'anno, ma non solo. Ho voluto inserire anche delle palette che non avrò utilizzato chissà quanto, ma di cui apprezzo incredibilmente, ma di cui apprezzo incredibilmente tanto la qualità e le formule. Quindi, allora, innanzitutto, se parliamo di brand italiani, ci sono due brand che secondo me meritano di stare in questo video. Da un lato abbiamo WeMakeup, che come vi ho sempre detto, secondo me realizza degli ombretti dalla qualità veramente superiore alla media. Io mi ero composta l'anno scorso ancora due palettine. Anzi, questa me l'ero composta io di ombretti, quindi una palette grande, e poi ne avevo una piccolina che mi era stata inviata dal brand. Comunque, ragazzi, io adesso qua, come vedrete, ho fatto un po' un caos di colori, nel senso che non è che cromaticamente parlando sia molto coerente, però vi posso garantire che se cercate degli ombretti componibili, quindi se volete crearvi voi la vostra palette, volete degli ombretti di qualità superiore alla media, se volete dei matte super burrosi e scriventi e sfumabili, voi dovete provare WeMakeup perché tutti i colori che ho provato mi hanno lasciata veramente esterrefatta. I matte sono di una bellezza incredibile, anche questi colori molto chiari e pastellosi, diciamo, rendono incredibilmente bene. Ma poi ci sono i metallici e questi dagli effetti un pochino più particolari, tipo questo, che sono
di una bellezza disarmante. Quindi We Makeup, assolutamente un brand che non bisogna dimenticare. In futuro, come ho già detto, vorrei ampliare la mia collezione, chiaramente un po' alla volta, perché comunque come rapporto qualità-prezzo, per carità, se lo meritano tutto, però sono ombretti molto piccolini e costano abbastanza, però fanno ogni tanto delle promozioni per il Black Friday o per altre occasioni, per cui è facile anche trovare delle offerte per acquistarle ad un prezzo scontato. Comunque, We Makeup è raccomandatissimo. Poi l'altro brand non sarà un segreto, comunque Nabla. Io quest'anno, tra tutte le palette di Nabla, il mio possesso, quella che ho utilizzato di più è stata la Secret Palette. Credo sia uscita nel 2019, ma io veramente ho una cognizione del tempo strana, nel senso che mi perdo proprio per strada. Comunque, questa è stata la palette, su cui vi ho anche realizzato poi il video, e nel video in cui vi parlavo di tutte le palette di Nabla, vi ho detto che secondo me questa è quella più completa. Questa è la palette che vi consiglierei del brand se volete una varietà abbastanza vasta di texture, colori e sottotoni, tant'è che vi permette veramente di giocare un po' con tutto, sia con dei colori un pochino più rosati, più caldi, e anche con dei toni del blu, del verde. A livello qualitativo, Nabla rimane una delle mie aziende preferite per quanto riguarda gli ombretti. E la cosa bella è che Nabla si cimenta spesso anche in delle texture innovative, che è la cosa che secondo me vedremo molto di più sbocciare nel 2020, perché adesso, al di là del fatto di combinare di fare nuovi abbinamenti di colori, quello che dovremmo vedere d'ora in poi sarà sicuramente la creazione di nuove texture. Lo abbiamo visto anche con Huda, lo abbiamo visto con Pat McGrath, ma Nabla nella sfera dell'indie makeup, specialmente nella sfera del makeup italiano, è una di quelle aziende che investe molto appunto nel realizzare nuove texture ed è una cosa che io apprezzo tantissimo. Quindi la Secret Palette, secondo me, tra le palette di Nabla fino ad oggi è la più versatile. Mi piace tantissimo e mi piace ad esempio anche tantissimo questa texture di Play Hard, che sono questi ombretti semi-trasparenti, però con dei riflessi, in questo caso verdi, in altri azzurro, eccetera. Questo tra l'altro l'ho utilizzato un pochino nell'angolo interno per dare un pochino più di luminosità. Ma poi hanno questi metallici super scriventi e super burrosi, e i matte di Nabla rientrano assolutamente nella mia top di ombretti preferiti. Ve la mostro anche un po' da vicino. Quindi la Secret Palette di Nabla sicuramente l'ho amata moltissimo, l'ho usata piuttosto bene e piuttosto anche tanto. Grammaticalmente è terribile, lo so, ma mi avete capita. Comunque sì, ecco, giusto per ricordarcene. Un altro, tra le altre scoperte, diciamo, di fine anno, perché poi chiaramente le cose più fiche si scoprono sempre all'ultimo e ne vogliamo comunque parlare, io volevo inserirvi al volo anche un'altra azienda italiana, che è Mulac, con la sua In My Birthday Suit. Palette che ho acquistato con il Black Friday, che non ho utilizzato, devo essere sincera, tantissimo ad oggi, però le volte che l'ho utilizzata sono rimasta incredibilmente impressionata appunto dalle texture, in particolare dei matte. Adoro follemente i matte di questa palette, tra cui questo marroncino più rosato, questo un po' più neutro. Sono matte super morbidi, super vellutati, super sfumabili, modulabili, riuscita a costruirne bene l'intensità, ma chiaramente il pezzo forte di questa palette sono gli ombretti della fila centrale, perché sono praticamente alcuni proprio dei glitter pressati, altri assomigliano di più a delle texture tipo super metalliche, ecco, però chiaramente rubano la scena quando le indossate, in particolare il penultimo di qua, insomma, mi fa impazzire. In che categoria la inserirei? Questa la inserirei nella mia palette nude perfetta, perfetta, oddio. La mia preferita attualmente, perché ha dei toni chiaramente che virano un pochino di più al naturale, che attualmente, come potrete intuire, non è proprio lo stile che sto seguendo, però vi dico che se cerco una palette nude per realizzare un trucco da tutti i giorni, questa attualmente è quella che prendo in mano, anche perché è semplice sia creare qualcosa di super easy senza andare a prendere appunto i glitter, ma se volete una cosa semplice con però il colpo proprio, il colpo di grazia, ci aggiungete un pochino di brillantini al centro e veramente è una cosa impressionante. Veramente top. Mulac l'avevo scoperta a livello di ombretti l'anno scorso con la palettina piccola, di cui è la Shakti o Shiva, non mi ricordo,
solo che chiaramente i colori erano un pochino più intensi e tra l'altro erano solo 6, quindi non è che ci potessi fare chissà quale abbinamento. Quest'anno mi sono presa questa e mi sta piacendo veramente veramente tanto e la consiglio. Poi la palette low cost che più mi ha colpita quest'anno, e non sono state tante, a parte che non ho acquistato tantissime palette se non appunto in quest'ultimo periodo, però ve la cito ed è questa di Carmi Anyway, la Make Magic Shadow Palette. Devo dire che la differenza a livello qualitativo tra una palette di questo genere e una palette da quasi 60 euro la sento, e la sento tantissimo, però c'è anche da dire che rispetto a tante altre palette low cost, questa mi ha stupita veramente, in particolare per questa fila di ombretti metallici, dagli effetti diciamo speciali qua in alto, in particolare quest'ultimo colore qua e questo Money Maker, secondo me sono di un altro mondo, veramente sono stupendi, sia come colori sia come texture proprio. Ma vi dico che anche gli ombretti matte in questo caso non sono affatto male, e vi dico che ho provato diverse palettine di Make Up Revolution negli anni e non sono mai rimasta sufficientemente colpita da voler tenere appunto quelle palette. Invece questa la sto sfruttando tanto e mi piace la varietà di look che si possono realizzare appunto con essa. Come potete vedere anche qua le opzioni sono pressoché infinite, le texture sono tante ed è un'altra cosa che mi fa impazzire anche in questo caso, proprio perché non si sono limitati a inserire solo brillantini pressati o solo matte o solo metallici, c'è veramente una buona scelta di texture. E niente, a livello qualitativo secondo me si può fare tanto con questa palettina e per 11-12 euro non c'è veramente da lamentarsi. Quindi questa è la mia proposta low cost per il 2019, veramente un buon lavoro anche a livello proprio di texture, di qualità della palette, perché è piuttosto robusta, ecco, e ha un ottimo specchio che mi permette di utilizzarla volentieri anche per truccarmi, cosa che non faccio spesso, io non uso quasi mai gli specchi nelle palette, ma questa la trovo piuttosto comoda, quindi raccomandata. Poi invece, allora, le riscoperte sono state due. Da un lato sapete che mi piace tanto Juvia's Place, ho comprato diverse loro palette col tempo, però se dovessi sceglierne ad oggi una tra tutte quelle che possiedo è questa, che è anche quella che consiglierei di acquistare, che è la The Saharan 2. È una palette molto bella perché all'interno contiene praticamente dei toni relativamente naturali. Non è una palette che secondo me funziona bene a sé stante, perché non ho toni di transizione chiari, ho solo colori scuri e per il resto sono tutti shimmer o metallici, però è una palette che prendo volentieri in mano da integrare con altri prodotti, perché ha dei colori e delle texture che sono incredibili. In primis gli azzurri, cioè questo è tipo uno shimmer azzurrino verde acqua, per così dire, che nell'angolo interno dell'occhio è la fine del mondo. Ma credo di aver fatto anche un look con questo sulla palpebra mobile, non so se l'ho messo su Instagram o su YouTube, comunque strepitoso. Questo colore è un duochrome che non so come lo vediate dalla videocamera, ma è da un lato lo si vede tipo un borgogna rosso, se però girato un po' ha un effetto copper, quindi rame praticamente, e sono burrosissimi al tatto, scriventissimi. Idem questo color turchese, è la fine del mondo. E poi di questo mi piace tantissimo anche questo color pescato, molto più nude, molto più semplice ma super luminoso e fa veramente un bel effetto. E poi questo champagne che per illuminare l'angolo interno e sotto l'arcata sopraccigliare è veramente bella. I matte sono un pochino secchini di Juvia's ed è una cosa che ho riscontrato in diverse loro palette. Nel senso che sono molto pigmentate, però non sono così scuri e dello stesso colore che vi sembrano essere appunto guardando la palette. Ad esempio questo color qua, rosso borgogna scurissimo, quando lo utilizzate sembra più un prugna leggermente più chiaro, che va costruito, si sfuma comunque bene, però non aspettatevi di avere lo stesso, cioè tra i matte di questa palette e quelli di Melt, questi sono fedeli a se stessi, appena li applicate sono scuri quanto li
vedete nella palette. Qua invece vanno un po' modulati, vanno un po' costruiti, ma che può essere in realtà molto più agevole, molto più semplice anche per chi non è solito lavorare appunto con dei colori super pigmentati, perché vi permette di costruire il colore. Comunque per me di Juvia's gli ombretti metallici, shimmer eccetera sono i migliori in assoluto. E questa palette tra tutte credo che sia quella che può accontentare più gusti, almeno tra quelle che possiedo io, se non appunto per il fatto che contiene due tonalità un pochino più blu e azzurre che non sono da tutti. Però io questa ve la consiglio, anche perché non hanno dei prezzi eccessivi, hanno delle cialde enormi e niente, sono proprio belle. Spero di riuscire a finire di filmare questo video prima che si scarichi la videocamera, ma lo scopriremo insieme. Poi la seconda palette riscoperta, ed è stata una di quelle che ho riscoperto e appena l'ho ripresa in mano mi è partito l'embolo, ho detto perché ti ho nascosta, perché ti ho messo giù, perché non ti ho più utilizzata. Ragazzi, la Zodiac di BH Cosmetics è una bomba, e io l'ho ricominciata ad utilizzare ultimamente. E gente, è la fine del mondo. Questa è una delle palette più belle che possiedo e pensate che stavo per darla via, ma non la darò mai via. Intanto i matte sono stupendi, sono super scriventi, super sfumabili. Adoro tantissimo questi colori sul lilla violetto perché sono stupendi, stupendi. Se andate sul mio profilo Instagram trovate un look che ho realizzato appunto dove avevo del lilla unito a del turchese. Ho adorato quel look come poche cose al mondo e l'ho realizzato appunto inserendo anche questi lilla di BH, ma poi ci sono questi intorno che sono dei colori intanto cotti come formula, che di solito non è la mia preferita, ma gente, avete dei duochrome che sono la fine del mondo e se li bagnate avete una resa che solo Dio sa. Io amo follemente questa palette, vi permette di giocarci tantissimo perché avete delle opzioni, non dico infinite, ma quasi, ed è bellissima, anche perché ci potete creare sia dei look molto naturali che super sparati, perché bene o male avete i vostri marroncini, avete dei colori shimmer abbastanza naturali, dallo champagne al rosa, eccetera, ma poi avete dei blu, dei verdi, dei dorati pazzeschi, e secondo me questa è una palette che merita assolutamente di essere comprata, anche perché costa poco per quello che è, per quanto prodotto contiene, per quanto grande è, e secondo me va riscoperta, quindi veramente amore, amore, amore folle. Abbiamo poi le ultime due palette, una forse ve l'aspetterete perché ve ne ho parlato fino alla nausea, l'ho scoperta perché mi è stata, cioè l'ho potuta scegliere nel catalogo di Maki Beauty, non ci avrei dato due soldi perché non conoscevo il brand se non per sentito dire, ma la qualità mi era completamente oscura. Quando ho provato la Miracle o la Miracle di Glam Light Cosmetics sono rimasta esterrefatta. Questa palette non ha assolutamente niente che non sia perfetto. I matte sono strepitosi anche in questo caso, sono super incredibilmente pigmentati, sfumabili, vellutati, non fanno macchia, si modulano a vostro piacimento. E poi ci sono questi colori qua, di cui vi ho parlato in 6.000 occasioni, che sembrano tipo gli ombretti di Colourpop, quindi cremosi al tatto, ma hanno una luce incredibile. Adesso non ve li swatcho tutti perché comunque l'ho già fatto in passato e tra l'altro non ho modo di pulirmi e ripulirmi 16 volte nel video, ma dovete fidarvi perché questi shimmer sono incredibili. Sembrano quasi, come vi dicevo, cremosi al tatto. Sono un po' duochrome e contengono tipo delle pagliuzze di glitter che le rendono veramente incredibili. E i matte sono stupendi. Chiaramente è un po' limitante come color scheme, perché chiaramente rimaniamo su dei toni un pochino più viola, più corallo, però se vi piace come schema cromatico, secondo me questa è da avere. E tra l'altro sono super curiosa perché avendo provato questa mi viene voglia di provare altre palette di Glamlight, cosa che vorrei assolutamente fare nel 2020, ossia terrò d'occhio il marchio, vedrò che cosa proporranno in quest'anno, e se c'è qualcosa che mi ispira particolarmente la comprerò sicuramente. Infatti quest'anno vorrei dedicarmi un pochino di più ai brand indie per quanto riguarda gli ombretti, quindi se siete con me fatemelo sapere. Comunque Glamlight scopertona, veramente veramente fantastica. L'ultima palette è una palette di
un pochino più tradizionale, diciamo, come marchio. E attenzione, parlo della palette, non voglio esprimermi sulla proprietaria del brand perché non sono una grande amante in generale, non la seguo, non mi interessa. Ho comprato la palette perché mi piaceva molto vedendola, swatchandola, però non supporto in realtà la personalità che vi sta dietro. Non ho altri prodotti del marchio in realtà e non sono interessata attualmente a comprarne altri, però la palette mi è scappata perché la trovo veramente bella. Parlo della Lolita Por Vida di Kat Von D. So che l'argomento Kat Von D è molto intricato, ecco, quindi non voglio esprimermi in merito. Ho comprato la palette perché mi piace. E devo dire che è stata una delle più belle scoperte di quest'anno. Quindi parliamo della palette, non della persona che sta dietro al marchio. Comunque, questa palette si distingue un pochino dalle altre perché, a parte il fatto che ha queste texture che mi fanno impazzire, ma in realtà su una palette così ampia, non avrei giustificato in realtà la spesa se non mi fossero piaciuti anche altri ombretti al di là di questi metallici che sono tipo foiled come finish, quindi sembrano proprio metallo quando li applicate. E tra l'altro è una palette particolare perché utilizzandola vi rendete conto che i matte sono poco scriventi, a differenza di tutte le altre palette che vi ho mostrato finora. Però la cosa che mi ha colpito di più, quando mi sono detta, ma perché effettivamente ti viene da riprenderla in mano se ad esempio i matte non sono così incisivi come texture e se anche come colori non è nulla di mai visto? Beh, quello che di cui mi sono resa conto è che ogni look che ho truccato con questa palette sono dei look gradevoli, sono proprio belli, cioè tutti i colori si sfumano benissimo l'uno con l'altro, il risultato finale è molto soft, ecco, però i colori credo che mi stiano bene in particolare, cioè in generale, ecco, forse lo schema cromatico funziona bene con i miei colori. In particolare devo dire che mi piacciono molto i toni un pochino più rosati, più violacei. Quindi la inserisco in questo video semplicemente per il fatto che tutti i trucchi che ho realizzato con questa palette mi sono piaciuti tanto al punto che ogni volta che magari riguardo la mia gallery su Instagram dico: ah cavolo, che bello quel trucco, con cosa l'hai fatto? E sbuca fuori la Lolita Por Vida di Kat Von D. Devo dire che tra tutte le palette di cui vi ho parlato oggi non è la mia preferita, non è quella che ricomprerei seduta stante se le perdessi tutte, ma è la palette, una tra le palette più semplici da prendere in mano quando sono poco ispirata e voglio semplicemente truccare qualcosa di semplice ma d'effetto, che può essere anche uno smokey eyes magari da sera, così come potrebbe essere un semplice trucco da giorno un pochino più interessante, ecco. Quindi è una palette semplice da prendere in mano, non è però completa, perché per quanto mi piacciono toni come ad esempio appunto Lolita Por Vida, per quanto mi piacciono questi metallici, il glitter eccetera, non mi piace tanto questo tono per illuminare. Trovo che comunque sia carente di dei metallici un pochino più presenti, perché quegli altri che ci sono, tipo, adesso non so come mostrarveli, però ci sono dei colori un po' shimmer che non sono tanto intensi, ma se volete appunto truccare una cosa semplice che non debba essere per forza super metallica e super strong, questa va benissimo. Quindi anche per chi ama le cose un po' più naturali, un po' più easy, questa probabilmente tra tutte sarebbe la palette che vi consiglierei, ecco. Quindi queste erano tutte le palette che mi hanno segnata, per così dire, quest'anno. Tra tutte vi dico che al momento io sono completamente in fissa con queste palette di Melt, sono una cosa divina. Tra l'altro hanno un peso incredibile, quindi mi fa capire dove sono andati a finire tutti i miei soldi. Non costano poco, però sono letteralmente delle opere d'arte. Secondo me queste andrebbero incorniciate e non toccate praticamente, però chiaramente tutte quelle di cui vi ho parlato oggi sono palette che vi consiglierei per un motivo o per l'altro. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se ci sono delle palette, delle aziende che devo assolutamente provare nel 2020. Fatemi anche sapere che cosa ne pensate di questi due look. Chiaramente, ragazzi, non uscirei di casa con due trucchi diversi, ma ho fatto le foto se le volete vedere su Instagram, anche per vedere un pochino meglio appunto questi trucchi. Ma io adoro follemente entrambi e sono incredibilmente contenta della qualità appunto di queste palette e sono incredibilmente contenta di essermele regalate. Così come sono incredibilmente contenta di aver potuto provare tutte queste palette per appunto riferirvi poi le mie impressioni. Quindi
Quindi, se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un pollice all'insù, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, andate a dare un'occhiata anche al mio video di altri prodotti preferiti per quanto riguarda il 2019, perché vi ho fatto tutta la carrellata di make-up preferito appunto di quest'anno che sta passando. E niente, quindi questo è quanto per il video di oggi, io vi auguro come al solito una splendida giornata, vi mando un enorme abbraccio, un saluto e spero tanto di rivedervi nel prossimo video. Ciao! Muah!